Sempre più persone si interessano e vogliono imparare a ballare la pizzica, ma qual è la magia di questa danza? Non ce n'è solo una, ce ne sono tante. C'è la gioia di rivivere atmosfere semplici, che il ritmo e questa musica e questa danza ci offre. E rivivere un sapore antico anche. Chiaro che se siamo fuori dal Salento il fascino dell'esotico ha la sua parte, insomma. Però ci sono tanti ingredienti di questa danza che, insomma, che attirano, che c'è voglia di appartenenza, c'è voglia di identità, c'è voglia di qualcosa che ormai, di un mondo che ormai non c'è più. Lei durante la lezione ha detto che il ritmo è quello che il bambino sente nel corpo della madre, e questo è il segreto anche di saper portare il ritmo poi nella danza. Ma rispetto al ritmo, tutte le danze che hanno una matrice etnica hanno questo ritmo ossessivo, ripetuto, semplice, e i movimenti anche sono molto semplici, per cui è anche facile apprendere una danza in 6 ore di corso, 10 ore di corso, quindi c'è più di una cosa. Sicuramente la percussione ci cattura, ci incanta, ma questo dai secoli dei secoli. E quindi sicuramente il successo della pizzica pizzica è dovuto anche a questo, certo, sì, ma non solo a questo, c'è una componente ad esempio che riguarda il femminile e il maschile, che ha avuto la possibilità di esprimersi molto bene in questa danza, per cui le donne hanno avuto una possibilità anche di compiere il loro percorso e per mostrare anche la loro femminilità, la loro bellezza. Sono un po' sbilanciata perché penso che sia stata questa grande fortuna della pizzica pizzica abbia in modo particolare coinvolto le donne. Questo tamburello, come diceva prima Franca, quando è percosso del tempo come la pizzica pizzica, fa un tempo fondamentalmente binario. Binario significa due, quindi due tempi. Io lo faccio sentire prima della sua complessità ritmica e poi lo riduco, lo asciugo e vi faccio sentire quali sono questi due tempi. Il tempo asciugato potrebbe essere questo. Prodotto dai sonagli, e praticamente nel corpo si trasforma in questa
la principale differenza tra le danze tradizionali del nord con quelle del sud? La principale differenza è che le nostre danze, le nostre tarantelle sono a schema aperto, quindi vuol dire che c'è un margine di libertà nella danza, sono danze di coppia staccate, ma c'è un margine di libertà, cioè la coincidenza ritmica è la stessa per entrambi i danzatori, ma i movimenti sono leggermente diversi, cioè i gesti, la danza, sono parole che noi possiamo utilizzare come desideriamo. Le danze del nord invece sono danze in un certo senso più democratiche, perché non richiede una mostrare particolare abilità o forza, ma sono tutti uguali nello stesso cerchio, ripetono tutti lo stesso movimento, quindi sono anche più semplici e più, in un certo senso ancora più rassicuranti.